Sì, ovviamente il Movimento 5 Stelle è favorevole a questa iniziativa che, devo ricordarlo, come ha detto anche la Presidente Agnello, su base del suo impulso che parte da una situazione particolare, cioè quella dei commercianti di via Giulio Rocco, arriva a estendere o a chiedere di estendere con questa mozione questi contributi e agevolazioni a tutte le fattispecie similari. Quindi già nel ritenuto che c'è la stessa fattispecie potrà essere applicata ad altri esercizi commerciali che si trovino nella stessa situazione di grave difficoltà economica causata dal perdurare di cantieri, di opere pubbliche che determinano la chiusura al traffico delle strade, perdonate, sulle quali insistono, e anche nell'impegno poi il Via Giulio Rocco è riportato solo quale esempio. Quindi a prevedere agevolazioni in merito ai tributi comunali per gli esercizi commerciali e artigianali situati in aree disagiate, quali ad esempio via Giulio Rocco. Quindi noi vogliamo estendere queste agevolazioni a tutti coloro che, senza colpa, diciamo, né dell'amministrazione né sicuramente dei commercianti, si trovano ad esercitare in condizioni difficili. Dovute poi a lavori di viabilità necessari comunque per la città di Roma. Quindi sicuramente riteniamo che questa sia una di tante misure che questa amministrazione sta portando avanti di agevolazione in particolari situazioni, come ad esempio anche il Borgo degli Artigiani di Via Tor di Nona o da altre che abbiamo depositato e che faremo per venire incontro a una categoria disagiata, soprattutto, nei cantieri. Grazie.